Live Social. Eccoci qua, siamo tornati su Radio Veronica One, sempre con le nostre interviste notturne di Live Social. Trasmettiamo dalla nostra sede, ospitati dall'hotel Holiday Inn, e questa sera sono venuti a trovarci Francesco Fontana e Katiuscia Giorgio. Buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo qui con noi i proprietari del ristorante Colapasta. Raccontateci un po' come e quando è nato il vostro ristorante. Allora, il ristorante è nato nel 2003. Diciamo dopo alcuni anni di gavetta d'esperienza in vari locali della provincia di Torino, e già da fidanzati avevamo il desiderio di fare qualcosa per noi, e quindi nell'agosto del 2003 è partita la nostra avventura ristorativa, che ha visto poi varie evoluzioni negli anni, partendo da una piccola realtà da 30 posti, trasformatasi poi nel 2009 nell'attuale location, che ospita 99 posti a sedere, un bel giardino esterno. Nel tempo insomma ci sono state varie evoluzioni, sia dal punto di vista della struttura che dal punto di vista dell'idea di ristorazione. E da Colapasta quindi che tipo di cucina possiamo trovare? Allora, al Colapasta potrete trovare una cucina mediterranea, volta comunque un pochettino all'innovazione per nuove tecniche di cottura, impiattamento molto curato. Diciamo che ci definiamo un ristorante di pesce, ma comunque abbiamo anche carne e un'attenzione anche comunque per i nostri amici vegetariani, che in questo periodo sono sempre di più. Sempre di più, esatto. E richiedono grandi attenzioni. Giusto. E lo chiediamo. È giusto che loro ce le abbiano. E per quanto riguarda le materie prime, per voi sono importanti, devono essere di qualità? Le nostre materie prime sono tutte molto selezionate e tutte di alta qualità. Spesso per la realizzazione di un menù impieghiamo anche 2 mesi per poter trovare tutto quello che ci serve, farcelo arrivare nei tempi e nei modi giusti, per poter avere la nostra materia prima al top. E invece, parlando un po' dell'atmosfera che si respira nel locale, qual è? Allora, il ristorante Colapasta mette al centro il cliente come ospite. Questo è il parametro 1 quando si varca la porta del ristorante. Dedichiamo tutta una serie di attenzioni a livello di servizio, badiamo molto anche all'atmosfera, quindi nulla lasciato al caso, una determinata illuminazione, un'adeguata musica di sottofondo a seconda della tipologia di servizio, tutto veramente pensato. I nostri ragazzi che accolgono e servono i meravigliosi piatti cucinati dalla cucina, è tutto proprio pensato, volto a realizzare un'esperienza positivamente memorabile. E visto che parliamo di clienti, chi sono tendenzialmente i vostri clienti? A chi vi rivolgete? Una bella domanda questa. In realtà abbiamo un bel pubblico variegato, passiamo dalle famiglie a businessmen che vengono a chiudere un contratto con un buon piatto, un bicchiere davanti. Ci sono anche persone grandi di età, insomma, che desiderano passare magari una loro serata in tranquillità, in serenità, coccolarsi. Diciamo che tutti quelli che vogliono coccolarsi e non solo pranzare o cenare, sicuramente il Colapasta è il ristorante che fa per loro, perché appunto ha tante attenzioni per quello che possono essere sia i bambini, che sono comunque al centro del nostro mondo, perché le diamo comunque un menù dedicato, magari colori, e spesso con i bambini si gioca, si intraprende proprio una relazione, perché sono curiosi, hanno piacere di venire in cucina, di vedere. Bello, bello. E parlando invece, magari tornando sulla cucina, raccontateci magari il piatto che va molto in questo momento, così ci facciamo anche un'idea della cucina che fate. Allora, i nostri piatti fortunatamente vanno tutti molto, perché non possiamo dire che c'è un piatto in particolare che va solo quello, anche perché il nostro menù cambia stagionalmente, quindi può essere il piatto del momento, ma in realtà magari fra un mese è un altro. Sì, sì.
diciamo che un piatto che non è mai mancato nel nostro menù è la nostra frittura di calamari e gamberi, che viene passata nelle due farine, una miscela particolare che facciamo noi, che la rende comunque molto croccante e invitante. Sicuramente il piatto più venduto probabilmente è il nostro scialatiello ai frutti di mare, che serviamo, viene preparato tutto con pesce fresco e lo serviamo già sgusciato, quindi togliamo quelle che possono essere il guscio della vongola, il guscio della cozza, il carapace del gambero. Ecco, per cui mangiare quel piatto è buono, ma è anche piacevole, perché non devi pensare a sporcarti le mani, sì. eccetera eccetera. E invece, parlando magari dell'estate, avete già in mente un nuovo menù per l'estate? Stiamo lavorando già su un nuovo menù che partirà dalla metà di giugno, e insomma questa è un po' una sorpresa, certo, no? Rispetto certo. a tutto quello che già c'è nel menù. La metà di giugno porta sicuramente freschezza. Benissimo, se anche voi allora volete vedere questa sorpresa, che cos'è, dovete andare a Collegno in Corso Francia 98. Il numero di telefono, magari anche per prenotare, è lo 011 41 10 629, e c'è anche la mail info@ristorantecolapasta.it. Potete se no anche visitare il sito ristorantecolapasta.it e cercare il Ristorante con la Pasta su Facebook e su Instagram, e li troverete sicuramente. Allora, Francesco e Katiuscia, prima di lasciarci, avete qualcuno da salutare? Sicuramente salutiamo il nostro staff che in questo momento ci sta ascoltando. Sì, in questo momento sono tutti all'ascolto e sono carichi, non vedono l'ora di vederci per e di sentirci soprattutto. Certo. Benissimo, allora io vi saluto e vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi questa sera, è stato un piacere. Grazie a te, buona serata. Buona serata, grazie, ciao. Proseguiamo allora con le nostre gustose interviste, sempre qui su Radio Veronica One. Torniamo tra poco dopo la pausa, ma vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook Live Social Radio Veronica One, dove troverete tante altre interviste. Live Social.